anche se solo l'assessore Michetti ha rappresentato, cioè il mio personale ringraziamento a quelli che mi hanno posto a giocare tante chiacchiere in giorni difficili della delicata e non quest'anno, sono stati ricordati, ci aggiungerei perfino professor Civile, naturalmente, che per tutto l'assessore Michetti non ha evidenziato, ma anche alcuni cittadini e quelli che di voi sono adoperati dal punto di vista anche muscolare della loro volontà per rendere servizio alla città. Vi sono veloci. Ciò detto, vado un po' in disordine sulle varie osservazioni. Consigliere Albinese, trovi pace. Non mi ha ancora convinto da questi motivi. E perché la situazione? Allora, dopo la sua impudicizia periodicamente di manifestare in feste di tante situazioni, indicata da me, quindi niente di personale, come spesso lei ha da dire, mi sento tranquillo. Di volta in volta ci deve essere qualcuno, evidentemente le regole del gioco sono queste, io ne parlo volentieri, una scuola di vita ascoltare la mia scuola è una regola. Questo periodo potrà essere l'assessore Rossotti, prima poi, tra poco, magari stasera, la prossima volta toccherà l'assessore Michetti. L'importante è avere sempre un nemico. Io mi ricordo, lei fa bene vivere così, ha tutto il mio apprezzamento per quello che sa dire e che sa dimostrare, però ancora rispondo a me stesso le scelte che faccio. Puoi invocarmi in tutti i modi, forse un giorno, magari. Deciderò di accontentarla, di parteciparla delle mie ragioni, perché altrimenti lei vuole partecipare del fatto che ancora tutti questi anni, ancora tutta questa voglia di fare sindaco, ambiente, sono estasiato. Una considerazione alla consigliera Sara, che evidentemente devo dire che si scaglia con una virulenza per questa cosa del Giro d'Italia. Non vorrei vederci qualcosa, non è sicuramente così, con la questione del Festival della Filosofia non è andato allo stesso modo. Però lei permetterà, rida, si sguai, si sconfisce. E qualche sospetto mi viene. Dopodiché, me lo tengo per me, ho partecipato a questa assemblea solo perché sono una persona educata, e sempre il punto di riferimento, come è venuto fare anche lei, le restituisco alla missione. Non ha tempo da sé. Non lo sento. Ma decido di qualche volta cosa dire per me, sono vulcanico se stupirai. E a questo proposito. Io ti dico, signori consiglieri, però a non interrompere chi sta parlando, perché questo non è consiglio. E a questo proposito, qui la consigliera. Perché anche il consigliere Fanetti mi pare di parlare, ha toccato il tasto, peraltro. Diligentemente enfatizzato da certa stampa che non ha mancato di rappresentare e di stigmatizzare, cioè questo termine di comunità di stampa. Eccomi qua, se volete che qualcuno venga indicato, mi indico io, così avete sicuramente la visione della presa, no? Che questa cosa vi appassiona, vi piace, vi intriga da morire. Eccomi qua. E ho certo se fa un dialetto, poi però per non essere accusato di schiamenti politici di parte, ho deciso di farmi intervento. Mi è venuta così. Non mi sembrava difficilissimo dire la verità, però quando anche i media in questo modo, mi piace che ci sia un po' di un nome, se volete un po' di un nome, anche per me. Però, parlando di qualche cosa di più serio, avete toccato, secondo me, giustamente il disagio della città. Ci siamo dedicati a dire con una quantità di mezzi pesanti e importanti, senza catene, senza remuneramento. Però che da questo si lega, come da qualche passaggio corto, non mi vorrei sbagliare, forse la consigliere Lotti non potrei sbagliarmi, la memoria magari è un po' più forte, che c'è stata una mancata prevenzione da parte della polizia locale, mi fermavi prima, non so se non era suo istruttore, per non farvi uscire, non farvi entrare in città. Bene, donne e uomini della polizia locale, ore sotto la neve, hanno cercato anche di fare questo. Vediamo gli uomini della polizia locale,
mettiamo il numero delle stare, prendiamo gli orari di lavoro e cerchiamo di capire se tutto questo è compatibile. Grazie agli uomini della polizia locale e anche forse al fatto che bisogna tenere presente che in quella condizione lì non era facile fare niente. Consigliere Mantovani, ha toccato un punto, lo dico seriamente, in questo caso sulla domanda che ha trovato una risposta della Regione. Io non sono offeso, non lo farò mai scaricare sugli uffici, però questa è una domanda tecnica, si riferisce ai tecnici, i quali hanno, secondo me, in maniera assolutamente rispettabile dal punto di vista discrezionale, la possibilità di esporre come vogliono. È un tema che sta caro, che sta caro perché è andato per essere chiaro. Però io cerco mai di fare invasioni di campo quando devo andare a chiedere una risposta tecnica. Dopodiché, se c'è l'opportunità di fare dietro, perché questo in termini propositivi diventa un tema assolutamente interessante, perché misurate l'efficienza e il controllo di alcune situazioni andremo ad approfondire, quindi non mi troverà di ostacolo. Ciò detto, credo che le cose grosse, c'erano altri temi sulla via Bellinzona, ma qui e sicuramente il consigliere Rodi lasceremo rispondere al consigliere Rida e all'assessore Vera, perché devo dire che il settore fiscale, il settore per porti e mobilità, sia la felicità, non si sono proprio risparmiati quel giorno lì. Fatto, entro anche io un po' sul tema che è stato posto, sulle sanzioni, magari anche io non ho capito bene, una sanzione è un atto dovuto, poi lo facciamo nella società in cui siamo partecipati, se non lo facessimo credo che non saremmo dalla parte della Regione. Vi ringrazio.